Como tú. Eventualmente la agresión. A son de gratis. O general es Juan Guto Juventus Bayer. Le verdure. Leverkusen 3-0. Partita dominata. Minchia costa luce. Dalla Juventus, signori. Dominata dalla Juventus. Devo dire che la partita è veramente stata un dominio a senso. Dominio. Una partita a senso unico. 7 tiri in porta a 0. Questo può già solo far capire come è andata la partita, ma ragazzi, ogni volta che guardo questa Juve qua mi viene da gasarmi, cioè. Tanta gente dice. Meglio Max. Meglio Max. Sni. Perché per i risultati meglio Max. Perché Max la vittoria al 90% che la portiamo a casa quasi sempre. Al 90% ragazzi noi vinciamo sempre con Max. Però sul livello del gioco ragazzi non ce n'è. Maurizio Sarri. Un altro pianeta. Veramente un grande allenatore anche Maurizio Sarri. Mi piace veramente molto come allenatore. Tanti non piace come anche tifosi juventini, ma anche non tifosi juventini. Dicono che non ha detto la Juve era meglio Allegri. Però a me, ragazzi, devo dire che piace. E non poco. Si può vedere soltanto il lavoro che ha fatto con Cuadrado. Ma un Cuadrado fenomeno. Mostro. Un mostro. Un robot. Un alieno. Un ninja. Un samurai. Non è un umano, non è un umano Cristo, non è un umano, è un alieno, è vergognoso, cioè, è una cosa improponibile, Cuadrado in questo momento, è una cosa improponibile, troppo forte, troppo forte, c'è una cosa imbarazzante, per gli avversari ragazzi ce la piange quando vedono Cuadrado sulla fascia, non ce n'è uno che lo ferma, ma non ce n'è uno, ma non ce n'è uno che lo ferma, un mostro. Altro che. Ma Danilo, ma puoi leccare i piedi a Cuadrado? Li puoi leccare i piedi, cazzo, noi andiamo a cercare i terrazzini. Ma Cancelo, ma vattene pure se Cuadrado è questo. Ma se Cuadrado è questo, ma Cancelo, ma boh, via, ti spedisco, ti incartoccio, ti mando via con un pacco Amazon. Ah sì, ti cazzo. Boh, ti mando a calci in tel che. Nel culo e calci nel culo ti mando via. Cuadrado uomo, partita Sky, di nuovo un'altra partita così. A pari merito con un altro giocatore che io amo, cazzo, che. Che veramente, grazie a lui, io sto dicendo Dybala può anche stare in pacchia, me ne sbatto il cazzo di Paolo Dybala, che ha fatto pure un assist, grande Paolo. Me ne sbatto la minchia perché c'è Gonzalo Higuaín. Gonzalo Higuaín, un fenomeno. Un fenomeno. Gonzalo Higuaín, un fenomeno. Veramente un giocatore. Aspettate raga perché sto avendo problemi. Ok. Veramente un giocatore disumano. Disumano. Ma quando è tornato la Juve, raga, un campione. Un fenomeno! Ditemi chi c'è attaccanti 9 più forti di lui in circolazione. Ce ne sono pochi, raga. Ce ne sono veramente pochi. Per questa cazzo di luce continua a ribattere, vabbè. Ce ne sono veramente pochi, ma veramente pochi, pochi, pochi. Pochi, pochi, pochi. Ci sarà Guerrero, ci sarà Lewandowski, ci sarà. Ma neanche Benzema, perché Benzema secondo me non è più forte di lui. Però vabbè, mettiamo Benzema, ci sarà. Ci sarà Suarez, ma Suarez non è più quello di una volta. Cavani, ma. Gonzalo Higuaín, raga. Gonzalo Higuaín. Comunque, questi due giocatori veramente fondamentali. Due devono giocare titolari, ragazzi. Fondamentali. De Ligt stasera d'applauso. De Ligt e Bonucci, due giocatori fondamentali. Allora, ne sono tutti fondamentali. Sono tutti tranne Szczęsny. Szczęsny. Una capra. Ma non ha fatto neanche un cazzo oggi. E perché non ha preso gol? Perché non ha preso un tiro in porta. Se no prendeva un tiro in porta. Era gol. Quel tiro in porta era gol sicuro al 100%. È una pippa. È assurda. Io me lo sto immaginando, ragazzi. Quest'anno arriviamo in Champions. Juve Barcellona 4-0. 4 paper riscesi. Perché me lo immagino. Lo so già io che sbaglio. Perché è una pippa. È un portiere di merda. Sembra già Lloris l'altro giorno che si è fatto. Un portiere di merda. Di merda totale. Ricoperto dalla testa di merda. Di merda. Comunque, dicevamo Juan Cuadrado, Gonzalo Higuaín, Matuidi, ragazzi, De Ligt Bonucci, che coppia difensiva.
Veramente, ragazzi, sto arrivando al punto di non rimpiangere Giorgio Chiellini. Di non rimpiangere Giorgio Chiellini. Che l'altro anno, se non c'era Chiellini, prendevamo 73 gol al secondo e 42 assist al minuto. Una cosa vergognosa, per farvi capire. Quindi, non sto rimpiangendo Chiellini. Ed è una cosa veramente buona. Perché, cioè, ragazzi, in un momento così, il prossimo anno magari potrebbe ritirarsi Chiellini. Siamo coperti. Siamo coperti, cazzo. Perché poi abbiamo De Miral, che si è deluso l'ultima volta. Ma De Miral comunque è un giocatore di prospettiva buona, molto buona. Poi ci si potrebbe avere uno a sostituire, appunto che lì un altro giocatore un po' di esperienza. Però comunque, ragazzi, veramente forti. Alessandro oggi va bene. Berardeschi ha fatto gol, non mi è piaciuto di nuovo. Quel gol che facevo pure io. Ma raga, Berardeschi non mi piace. Non mi piace per niente. Niente. Ho detto magari sarei, visto che è migliorato. Un cazzo. Ah, un cazzo. Peggiore in campo oggi, ragazzi, devo ammettere che Cristiano Ronaldo, assolutamente sì. Gol, non me ne frega un cazzo quanto gol, perché ha fatto 4 tiri, 4. Tre parate, un gol. Una cosa vergognosa per Cristiano Ronaldo che in quattro tiri deve fare almeno due gol. Ma minimo, ma minimo. Proprio non è la sua giornata. Giocano tutti bene. Ronaldo e Bernadeschi, no. Non peggiore in campo, no, Ronaldo. Però Ronaldo e Bernadeschi, proprio no. Khedira, l'ho visto abbastanza bene. Matuidi, veramente buono. E per il resto, che cazzo c'è? Pjanic, ottima partita anche lui. Niente, raga, questa è la partita 3-0, schiaccia, dominata, dominata, non ci niente da dire, dominata, abbiamo dominato il Leverkusen. Ma ragazzi, ma poi il Bayern Monaco 7-2 in casa del City, in casa del Tottenham, col Tottenham. Alzo le mani, perché dopo queste prestazioni qua mi fa paura, e non poco, raga.